Oggi continuiamo con il secondo giorno, con un evento straordinario, poi lo presenterà il signor Presidente, il presente. Per noi è un onore questa prima presenza nella regione a noi vicina, il Veneto, con questa iniziativa Legno Vivo, che nasce 3 anni fa quasi con qualcosa di premonitore nei confronti di quello che poi sarebbe successo, cioè la catastrofe della tempesta Vaia. Noi abbiamo iniziato questa presenza, e concludo, per valorizzare l'abete di risonanza, l'abete rosso, che si trova abbondantemente in tutto l'arco alpino, in regione Friuli ma anche in Veneto, e viene utilizzato e rinasce quindi quando diventa uno strumento musicale artigianale. E quindi il nostro lavoro è finalizzato appunto a far conoscere e valorizzare l'artigianato, quello proprio genuino e spontaneo. Ci sono tantissimi artigiani che lavorano nell'ombra, legato poi al mondo della musica, un po' la simbiosi che c'è tra fungo e albero, l'uno non può vivere senza l'altro. Quindi è molto importante che ci siano questi costruttori di strumenti. Abbiamo collaborato anche con Cremona, che è il nostro partner, per ciò che riguarda gli strumenti ad arco, e che ci siano poi musicisti che siano in grado di utilizzare questi strumenti e suonarli al meglio. Lascio la parola al Presidente e vi ringrazio per la presenza. Grazie, grazie. La tua mascherina si innamora subito. Bene, io ringrazio Maria Cristina D'Orlando, mi fa piacere di rivedere, grazie di averci proposto questa meravigliosa esperienza. E ringrazio Adalberto Alessandro della Commissione Europea, che sono 2 giorni che finalmente ci segue, e la ringrazio sentitamente perché effettivamente sono giorni impegnativi, so che è difficile, ma so che tra poco ci ritroveremo, vedrà che ci ritroveremo lassù. Bene, e solo 2 parole per spiegare. Ieri Maestro Fregone ha già spiegato questa maratona di 9 pianisti eccezionali, e mi ha colpito molto un ragazzino di 11 anni che suona veramente da concertista, è un ragazzo veneto. Poi c'erano musicisti, pianisti cinesi, lombardi, è stata una situazione internazionale, 9 eccellenze di pianoforte, tutti giovanissimi. Oggi abbiamo questi 2 personaggi, 2 personaggi che sono veramente a me molto cari, a noi molto cari. Uno è Matteo Bevilacqua, un'eccellenza del pianoforte. Matteo è molto giovane, ma è già concertista, e ci ha fatto il piacere veramente di essere qui presente oggi. È stato un lavoro molto impegnativo seguire questa fiera, ma con Maestro Fregone l'abbiamo fatta con entusiasmo, veramente con entusiasmo. Chi accompagnerà il Maestro Bevilacqua è la Martina Tavano, e qui si apre un discorso a parte. La Martina Tavano, definirla una ballerina è decisamente riduttivo. Voi la vedrete ed è un qualcosa di eccezionale. È veramente, non direi neanche nettuale, perché sarebbe riduttivo anche per definire nettuale. Martina Tavano è tutto. E ci fa l'onore di essere qui oggi, per essere qui a Longarone con la Regione Friuli Venezia Giulia, con Davide Fregone e con me. Ha rinunciato ad un festival importante a Bologna, è rientrata stanotte alle 4 e adesso è qui con noi. Pertanto ringrazio Matteo Bevilacqua di aver accettato il nostro invito, e senz'altro ci rivedremo, e invito la Martina Bevilacqua. Oddio, la Martina Tavano, chiamo tutti Bevilacqua, no? La Martina Tavano. Ecco Martina, quando vuoi, noi siamo pronti. Thank you.
la Martina Tavano e Matteo Bevilacqua non si conoscono, si sono incontrati adesso per la prima volta e Martina ha improvvisato sulle musiche di Matteo Bevilacqua, non si sono mai visti e incontrati mai, e oggi, primo giorno che si incontrano, si conoscono, per questo è...